Oh, ma guarda. Il faro di Venere è stato attaccato a strani viaggiatori e è scomparso. Noi soldati di Babi siamo tutti vincitori del Colosseum. Come hanno potuto batterci tutti? Chi saranno stati? E lei? Oh, com'è possibile che attacchino degli studiosi? Che barbari! Perché sono stronzi. Sì, sono già diretti verso il faro di Babi. Io però, come ho detto, devo uscire da qui e andare qui. Oh, ma guarda, altre guardie morte. Altri soldati di Tolby giacciono sconfitti. Sarà anche questa opera loro? Quella voce è Yoden. Sei sopravvissuto? Abbiamo subito forti perdite. Avete affrontato un gruppo di 6 persone? Beh, erano 7. Anche tu ce l'hai fatta. Erano 7, ma lo stesso gruppo che state seguendo. Senza dubbio, il 7° deve essere Sara. Sara? Ma è possibile? Il Kraden, lo studioso, la stava proteggendo. È sicuramente Sara. Hai sentito, Jaco? Che cosa possono volere da Sara? Bella domanda. Sara con loro. Dopo aver finito qui, sono andati tutti verso il faro di Babi. Cosa speravano di trovare al faro di Babi? Parlavano delle rovine sotto il faro. Rovine? Ma certo, le rovine su cui è costruito il faro. E Faran, il maestro di Larivero, li ha seguiti. Ah, c'era anche Faran. Jaco, dobbiamo andare anche noi al faro di Babi. Sei preoccupato per questi soldati? Stiamo bene, dovete andare subito al faro. Il faro, Sara, se capitasse qualcosa, non c'è tempo da perdere. Anche i soldati insistono, Jaco, avanti. Allora, ovviamente i soldati possono insistere quanto vogliono, ma io, ovviamente, devo fare prima le mie cose, giusto? Allora, quella è una zona chiusa. Levati, bimbo. Prima di tutto ci curiamo, come abbiamo appena fatto. Poi dobbiamo salire là in cima. Bimbo, levati. Allora, prima di tutto vediamo che cosa fa. Ah, un cristallo, ottimo. Bimbe, levatevi. Come arriviamo da questa parte? Dobbiamo molto probabilmente passare di qua. Ma noi come ci arriviamo lì? Passando sulle mura, ovviamente. Ecco qua. Sbrigatevi, per favore. Intanto noi che camminiamo sulle mura. Che cazzo stanno facendo quei due? Ah, ma guarda un po'. Allora, prima di tutto, l'elmo guerriero. In realtà anche questo è buono. Forza della terra e brutti colpi. Allora, ci abbassa la velocità. Però la possibilità di brutti colpi potrebbe essere buona. Vediamo se lo diamo a noi. 180. Più forza della terra. Facciamo così per adesso. Ecco qua. Risaliamo di sopra e dobbiamo salire dall'altro lato delle mura. Per farlo penso che vada bene qui. Allora, voi due, prima di tutto vi vendo le cose inutili. Vediamo se hai qualche rarità bella. La tonaca magica e lo scudo a specchio, non male. Il bracciale mistico e la corona preziosa. Ridà tutti i pp se la usiamo. Ah, interessante. 180 e 172. Sarebbe un bel boost a tutte e due. Diamola a mia per adesso. Lo scudo a specchio. Allora, ci diminuirebbe di un po' l'attacco, ma ci aumenterebbe la difesa. A Garrett in questo momento farebbe molto più comodo. Il bracciale mistico invece 172-188. Allora lo diamo ovviamente a lui. Ecco qua. E quello che abbiamo ottenuto prima lo diamo a mia. La coroncina invece può andare su tutti e aumenta la fortuna. Sarebbe utile ad entrambi. E lo darei a mia per il momento. E abbiamo ancora 62.000 monete. Questi nuovi bracciali li diamo a mia. 196 di difesa. Bene, bene, bene. Vediamo lui intanto, dopo aver venduto questi bracciali, ecco qua, se ha qualcosa di nuovo. Allora, la lama d'argento, 12.000 monete. 357. Beh,
Sarebbe un bel boost, sarebbe veramente un bel boost, soprattutto per Garrett, visto che è rimasto un po' indietro con l'attacco. 5.800 monete per il vecchio strumento, per il momento lo tengo, grazie. La spada rapida scatena colpo sonico, 351, sarebbe buona anche quella, ma aumenterebbe anche Ivan, che Ivan al momento è un po' indietro. L'asta di cristallo scatena annegamento, 244 e 235, ok, però ho visto anche la mazza buona, 360, minchia, 352, 352 contro, abbiamo detto, 244. Allora, l'asta di cristallo la diamo ad Ivan per il momento, mentre la mazza buona la diamo a lei. La spada rapida, quindi, possiamo prenderla noi. Eccoci di nuovo qua, saltiamo dall'altro lato. Ecco, qua vediamo intanto se... non... sì, c'è già qualcosa. E abbiamo trovato una linfa vitale, pensa un po' che culo. Ritorniamo sulle mura e dobbiamo andare qui. Ovviamente è troppo in alto. Vediamo se c'è qualcosa qua dentro. Non trova nulla, peccato. Ecco fatto. Vediamo e speriamo di no al momento. Se dobbiamo combattere, non credo però, perché siamo in città. Esatto. Abbiamo trovato due digin di fuoco relativamente vicini. Torcia. Torcia, torcia, torcia. A noi c'ha... Drago Nube ci farebbe diventare un samurai. Bene, in realtà non è neanche terribile, sai? Certo, ci abbassa un po' i pp, però ci aumenta la fortuna e la difesa. Però ci abbatte un po' l'agilità, sai? Dovremmo rimanere dei ninja noi. Un'onda fondente colpisce i nemici. Di finissimo cioccolato. Se la diamo a Mia invece... gli aumenta anche lei l'attacco. Devo un attimo rivedere tutti quanti i vari giri, perché anche lui dovrebbe diventare... anzi, sai che quasi... ah no, se lo facciamo terra e vento diventa anche lui ninja. Come fa a diventare Garrett Samurai? Con 4 di terra e 3 di vento. Ci manca uno d'acqua, uno di terra e uno di vento. Poi li abbiamo trovati tutti. Purtroppo so già dove trovare uno di quelli di terra e... non è una zona semplice. Oh, un'altra moneta di gioco. Dunque, in questa zona credo di aver fatto tutto. Ci manca, appunto, come vi dicevo, tornare indietro. Quindi farò la cosa più normale da fare. Torniamo indietro per il deserto. E purtroppo sì, ce lo dobbiamo rifare. Devo controllare una cosa. Ritornando nel deserto, andiamo a sfidare il nemico che abbiamo lasciato indietro, ovviamente. Ovvero il tornado rosa. Prima di tutto, se noi non facciamo nulla, ci sarebbe una sorpresa. Il punto è che per il momento voglio evitare la suddetta sorpresa. Prima combattiamo contro di lei, che tanto penso di poterti sfondare molto facilmente. Quindi, grande impatto su tutti. E tu? Penso che con eruzione qualcosa gli facciamo. Vediamo. Vediamo. Balzo letame. 164, dai. Con eruzione 94 vuol dire che è un po' resistente al fuoco. Bene, bel colpo, bravo. Bel colpo, bravissimo. Hai quasi ammazzato Ivan, complimenti. Allora, di nuovo, balzo letale. Meteor colpo. Proviamo a bloccargli la magia e... meglio prima curarci prima e, appunto... costringiamolo con Mia. Vediamo se abbiamo un po' di fortuna. Balzo letame. Perfetto. Non è andata a buon fine, peccato. Eppure so che posso bloccarglielo. So benissimo che possiamo farlo. Aia, male. Allora, balzo letame. Meteor colpo. Tu curaci ancora, giusto per sicurezza, che non si sa mai. E tu provaci di nuovo. Perfetto. Balzo letame. Bloccalo, dai, bloccalo, bloccalo, bloccalo. Sono sicuro che ce la puoi fare, Mia. Sono sicuro, dannazione a te. Ma più che altro per evitare sti colpetti delle palle. Solo per quello voglio bloccargli quella maledetta psicoenergia. Ah, dannazione a te. Comunque, super salute.
E a questo punto, te, resistenza. Eccoci qua. Tanto lo so che riuscirò ad ammazzarti, quindi non ti fare strane idee. Impatto! Certo, pure. Aumentati pure l'attacco, tanto ti sfondo comunque. Vai tranquillo che adesso t'ammazzo. Ecco qui. Aumentiamo di nuovo l'attacco. Mia, io lo so che tu puoi farcela, quindi bloccagli quel maledizione di psicoenergia. Ecco qua, 185. Bloccalo, bloccalo, bloccalo. Madonna mia, ti tiro un pugno qua dritto al cervello. Io lo so che può farlo, io lo so benissimo che lei può bloccare quella maledetta psicoenergia. O comunque può farlo Ivan, su quello non ho nessun dubbio. A questo punto basta usare costrizione. Aumentiamo la difesa e basta. Quanto ti manca per morire? Ecco qua. Meteor colpo. 195. Ok. Penso di potercela fare. Senza problemi, nel senso. Allora, adesso ci provo con Ivan, ti giuro. Io lo so che può farcela. Niente. Dimentichiamoci quello che ho detto. Dimentichiamolo e basta. Io sono convinto al 100%, ricordo proprio palesemente qui nel cervello che può farlo. Non mi ricordo nulla della geografia e della storia, ma mi ricordo che lui può bloccare la psicoenergia. Lo so che si può fare, quindi vaffanculo, lucertolone. Ecco qua. Vediamo se Mia riesce a fare qualcosa con la sua nuova mazza. Ok. Beh, almeno il colpo l'ha fatto, dai. Bravissimi. 1300 punti esperienza, certo. Sono tanti, però intanto nessuno è salito di livello. Detto ciò, io so per certo che la lucertola lì può riapparire, perché se no non avrebbe senso la zona segreta che vi dicevo prima. Però a quanto pare non riappare ora, quindi o dobbiamo proprio uscire dalla mappa e poi rientrare, oppure io mi ricordo male e lui non riappare, il che sarebbe strano. Vediamo, rientriamo. Eccolo lì, è tornato. Devi proprio uscire dalla mappa e poi rientrare. Ok, è un processo un pelo più lungo di quanto mi ricordassi, ma niente di che.